sto parlando con la lavagna. Svegli? Sto parlando con te. Sveglia! Sto parlando con te. Svegli? Ti svegli? Sto parlando con te. Ehi, sei qui per aiutare? Sì, sì. Devo aiutare, sì. Beh, puoi cominciare con lui. Devi aiutarlo in francese, matematica e le solite cose, insomma. Ehi, come stai? Come ti posso aiutare? Ok, sai, ti capisco. Anche io alla tua età odiavo la scuola. Sono qui per aiutarti. E lo so, probabilmente ti stai chiedendo: brutto coglione, c'era veramente bisogno di venire qui ad aiutarmi a fare i compiti? E io ti direi sì, ma baci piano con le parole. Ok, facciamo un accordo. Tu ti metti a fare i compiti se ti faccio capire che la scuola è effettivamente utile. Perfetto, allora, per cominciare, la scuola sta alla base della nostra società. Sono come le fondamenta di una casa, di un palazzo, insomma, le fondamenta. Senza di quelle non può stare in piedi. Dunque, voi studenti, in poche parole, siete le persone più importanti di tutte. Ed è grazie a voi che tutto il resto sta in piedi. Se siamo così importanti, perché sei tu ad aiutarmi e non un maestro? Beh, questo lo dovresti chiedere al ministro dell'istruzione. Ma tu lo conosci, il ministro? Non proprio, no, ma se tu ti metti a fare i compiti, ci mettiamo a scrivergli una lettera e si può fare qualcosa. Davvero? Sì, 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 si può fare. Tu puoi dirgli quello che non funziona e lui lo cambia? Beh, la democrazia funziona così. Se tante persone gli ripetono la stessa cosa, alla fine le cambierà le cose, no? È il suo lavoro. E secondo te quali sono i problemi? La scuola italiana è vecchia, molto vecchia. Anche se oggi abbiamo i computer, il sistema è rimasto bloccato a 100 anni fa. Mentre nel resto del mondo sono andati avanti, noi siamo rimasti bloccati nel tempo. La scuola deve essere interattiva, deve reinventarsi. Basta con questo principio della tradizionalità. Non funziona, dobbiamo andare avanti. Tu, per esempio, perché studi prima di una verifica? Per prendere 10. Vedi, è questo il problema. L'obiettivo dovrebbe essere imparare. Invece mettono tutta l'attenzione su voti. Voti che, mi dispiace dirtelo, ma non hanno così tanta importanza. Eppure finisci per identificarti nei voti che prendi. Credi che il voto che prendi sia il tuo valore, ma non è così. Un numero non ti rappresenta. E sai cosa? Per quanto possa motivare il voler prendere un buon voto, può anche demotivare allo stesso modo il prenderne di negativi, facendoti credere che tu non valga abbastanza per la scuola, facendoti perdere la voglia e la passione, che non perderesti se l'obiettivo fosse soltanto imparare. Capisci? In realtà io ti ho chiesto aiuto con i compiti di matematica. Oh, sì, scusa. No, in realtà mi piace quello che dici, perché anche io vorrei scrivere una lettera al ministro e vorrei la mia prof. Che è successo alla tua prof? Si è licenziata perché viene pagata poco, ha fatto la pescatrice subacquea e la pagano di più. Effettivamente l'Italia è l'ultimo paese in Europa per quanto riguarda gli stipendi degli insegnanti. Dovrebbero insegnare per passione, non per i soldi. Beh, sai, questo è il motivo per il quale i professori non vogliono fare quel lavoro. E non è perché non hanno la passione, ma perché non vogliono essere sottopagati. Se ci pensi, il loro lavoro è uno dei più importanti. E sono d'accordo con la tua ex insegnante pescatrice. Vengono pagati fin troppo poco per il ruolo che hanno, per il compito che svolgono. E così ci ritroviamo con professori vecchi e demotivati perché i giovani preferirebbero fare qualsiasi cosa pur di essere sottopagati. Questo lo aggiungo alla lettera. Aggiungi anche che sono troppo piccolo per decidere che lavoro farò tra 10 anni. Devi scegliere che superiori fare, eh? Sì, ma non voglio sbagliare. Ci sono talmente tanti percorsi che mi interessano, ma non so che cosa scegliere. Beh, sai, ti capisco. Io che ho studiato in Francia ti posso dire che il sistema scolastico italiano non è così scarso come sembra. Mi spiego peggio. In pratica in Francia il sistema non è così complicato e difficile. Si divide in due, in generale e professionale, e la scelta del liceo avviene molto più tardi rispetto all'Italia. Perché a 14 anni è veramente troppo presto per prendere una scelta così definitiva. Chi ha quella lungimiranza di saper scegliere una cosa che gli cambierà la vita? Questo sistema deve essere cambiato, perché invece di aiutare gli studenti a esplorare le proprie capacità, le blocca. In più dura fin troppo, cioè, tu quanti anni hai, scusa? 19. Hai la mia età e sei ancora al liceo? Guarda che io sono già al secondo anno di università. Capisci che non ha senso? Sì, capisco, però tu dovresti aiutarmi a studiare per l'esame. Sì, sì, ora ti aiuto. Che poi vedi anche questo, non dovrei essere io ad aiutarti. Dovrebbero essere i professori stessi, andiamo, ce le abbiamo già alle scuole. Basterebbe semplicemente aggiungere qualche ora supplementare dove i professori si mettono a disposizione degli studenti. Un conto sono i volontari che aiutano, certo, i centri compiti, certo,
ma i professori farebbero un lavoro infinitamente migliore. Per non parlare delle materie, possibile che siamo in uno stato dichiaratamente laico e si dedica un'ora intera a religione? Quando letteralmente uno lo studia il catechismo quando vuole, siete liberi di farlo. Ci passano ore e ore a insegnare materie che una volta finito il liceo si lasceranno lì. Ma non ci sono abbastanza lezioni di educazione sessuale, o di educazione civica, o appunto di studio. La scuola non dovrebbe essere un parcheggio per ragazzi, non è un sistema dittatoriale dove si giudicano i bambini per i loro voti. Non dovrebbe essere arretrata al punto di non avere dei professori in grado di aprire una cazzo di chiamata Zoom. Ok, sì, scusa, torniamo al libro. Torniamo al libro. 1960. Penso che l'idea della lettera sia piaciuta molto, ma soprattutto ha motivato me. Dopotutto questi problemi si possono risolvere. Ho un sacco di cose da dire, ma non li puoi risolvere se non hai voglia. Credi che mi stia sbagliando? I'm sorry, man. I don't speak any Italian. Ormai sapevo cosa dovevo fare. Dovevo scrivere quella lettera. E allora mi misi a lavorare giorno e notte senza fermarmi. E con l'aiuto da parte dei ragazzi sono arrivato ad un risultato. Caro signor ministro, mi fa piacere scriverti questa lettera, come sono sicuro che farà piacere anche a te riceverla. Dopotutto, io sono uno studente e il mio compito è quello di imparare. Tu sei ministro e tu è quello di risolvere i problemi, giusto? Per questo motivo, in questa lettera, io e i miei compagni di classe volevamo elencarti i disagi delle persone che, come me, vorrebbero una scuola migliore. Per prima cosa, non capisco come mai i professori, le maestre e gli insegnanti non hanno il rispetto e la dignità che gli spetta. E i loro stipendi sono miseri, specialmente per il loro lavoro importante. Il dover formare i cittadini di domani. Non capisco come mai, se siamo così importanti, non abbiamo un'infrastruttura considerabile a norme. Pare che mia nonna sia stata alunna della stessa classe dove sono io adesso. E penso che come lei la classe sia invecchiata splendidamente, ma forse sarebbe il momento di rinnovarla un po'. Non capisco come mai in classe dobbiamo essere così tanti, al punto che non riusciamo neanche a sentire la professoressa spiegare gli argomenti. Non capisco come mai, invece che aiutarmi con i compiti, si dedica un'ora intera al catechismo, quando molti di noi imparano le stesse cose la domenica mattina dopo messa col catechismo. Non capisco come mai a 14 anni devo prendere la decisione che mi cambierà la vita. Non capisco come mai pretendete che un alunno eccella in tutte le materie, ma poi gli chiedete di specializzarsi solo in alcune, per poi chiederle tutte di nuovo in un esame finale. Come se la domanda di italiano alla fine del mio percorso scolastico possono stabilire se è abbastanza preparato per vivere all'interno di una società odierna. Non capisco come sia normale giudicare il valore di un bambino con dei voti, quando il vostro lavoro sarebbe quello di insegnare a tutti come essere dei cittadini. Mentre ancora non capisco come mai per dei voti bassi presi in alcune materie io debba rinunciare a un anno della mia vita. Io debba rinunciare a un altro anno della mia vita. Non capisco come mai. Non capisco come mai. Non capisco come mai. Non capisco, capisco come mai. Non capisco come mai. Ci insegnate che tutti i problemi hanno delle soluzioni. Ma questi che ti ho appena elencato esistono da 100 anni. Non lo capisco, signor ministro. Spero che tu invece possa capirlo e che nel caso potessi spiegarmi il motivo di tutto quello elencato qua sopra. Grazie, signor ministro, per l'attenzione e per il lavoro che farà in futuro. E così l'ho spedita. Chissà se la leggerà mai. Listen, I might not have understood a single word that you said, but I could feel the passion. I know that you're a good guy. I think you have a good message, and I think that people need to hear it. But you've wasted a lot of energy speaking to a guy at a bus station who doesn't know any Italian. I'm not your audience, but maybe you should try TV. I think you'd do great.
Matteo! Matteo!